Care teste fiorite, buon venerdì, bentornati alla rubrica video che oggi è dedicata ai gruppi di lettura. Che cos'è un gruppo di lettura e come lo si organizza? È una questione piuttosto complessa a cui spero dedicheremo, riusciremo a dedicare presto un corso di formazione importante che stiamo organizzando con Sonia Basilico. Ma detto questo, visto che ieri abbiamo anche sperimentato un gruppo di lettura virtuale via Zoom per giocare con le carte di teste fiorite, volevo condividere con voi qualche pensiero rispetto alla possibilità di costruire un gruppo di lettura. Il gruppo di lettura può essere, di solito è tra individui, diciamo, omogenei per ruolo e per età. Quindi può essere, nel caso della letteratura per l'infanzia, un gruppo di lettura fatto di bambini o ragazzi, per esempio della stessa classe o della stessa scuola, oppure costruito in maniera esterna. Ce ne sono alcuni bellissimi che nascono in occasione, per esempio, di festival, oppure in occasione di eventi che esulano dall'ambiente scolastico e quindi riescono a prendere ragazzi e ragazze più o meno della stessa età con la passione della lettura, provenienti però da scuole diverse. Oppure può essere un gruppo, per esempio, di lettura per adulti dedicato, nel caso specifico di cui mi occupo io, alla letteratura per ragazzi e per bambini. Qui a Venezia lavoriamo da molti anni con un gruppo di lettura che in realtà per 5 anni ho condotto io e poi per questi ultimi due si è autodiretto perché ormai era diventato più che autonomo, indipendente. A cosa serve un gruppo di lettura di adulti che ragionano sui libri per bambini? Beh, serve a confrontarsi se si è insegnanti o bibliotecari o docenti o educatori di qualche tipo. In realtà, nel nostro gruppo ci sono stati anche pediatri, architetti, insomma, persone con professionalità apparentemente che potrebbero sembrare centrare poco con gli albi illustrati o i libri di cui trattiamo, però che hanno questa passione per la letteratura e per la letteratura per l'infanzia in particolare. Come si può strutturare un gruppo di lettura? Di solito a cadenza mensile, noi abbiamo sempre avuto una cadenza mensile che segue più o meno l'andamento dell'anno scolastico, quindi parte da settembre e finisce più o meno tra aprile e maggio, e poi può avere due tipologie di organizzazione, quella tematica o quella diciamo di un unico testo letto da tutti quanti. Tendenzialmente i gruppi di lettura per adulti non dedicati alla letteratura per l'infanzia nello specifico, quindi diciamo i gruppi di lettura che tendono ad organizzare spesso le biblioteche e che portano avanti con i loro lettori abituali, quindi di letteratura senza aggettivi, diciamo per adulti, tra virgolette, prevedono che tutti leggano lo stesso libro e che quindi durante il gruppo ci si confronti su uno stesso titolo. La letteratura per l'infanzia, in particolare gli albi illustrati, permettono però un approccio di diversa natura, cioè un approccio di tipo, per esempio, tematico. Questo perché? Perché se lavoriamo soprattutto sugli albi illustrati e siamo un gruppo più o meno numeroso, ma diciamo entro le 20 persone, ognuno riesce anche a leggerlo il proprio albo e quindi a condividere conoscenze di libri che magari altri non avevano conosciuto, oppure ragionare su più libri contemporaneamente, offrendo una situazione di confronto. Se non tematico, sempre però riguardo ad albi illustrati e a te, diciamo di una brevità gestibile da un gruppo di lettura, si può lavorare sull'autore o sull'illustratore. Il nostro gruppo, per esempio, quando è nato, ha lavorato per 2 anni prevalentemente sui temi. Abbiamo affrontato i temi più disparati, persino il tema della sedia, quindi di alcuni elementi, direi tra virgolette, scenici della narrazione, e poi siamo passati invece ad un approccio più autoriale, quindi libri, albi illustrati, testi di varia natura di uno stesso autore o di uno stesso illustratore per poterne analizzare l'evoluzione poetica. Certo, cambiano le modalità d'approccio, cambia anche il livello di preparazione. Quando è tematico, ognuno arriva col proprio albo e non è
tenuto, tra virgolette, ad aver fatto una lettura, un'analisi prima, lo fa insieme al gruppo. Quando si lavora con un autore, invece, se siamo nella narrativa, per esempio, implica una lettura più lunga, implica una preparazione più lunga. Cosa fa la differenza, secondo me, in un gruppo di lettura? Il fatto che ci sia qualcuno che conduce. Sia in un gruppo per ragazzi che in un gruppo di adulti, c'è il conduttore che di fatto magari non fa neanche nulla di particolare, ma riesce a gestire e a mettere insieme i pensieri che via via si svolgono. Questo è un ruolo che secondo me è fondamentale. Per alcuni anni col mio gruppo l'ho fatto io, però per esempio adesso che il gruppo si autogestisce, a turno. Si conduce oppure se c'è qualcuno che ha espresso il desiderio di trattare un tema o un autore specifico, conduce lui a una persona a turno, insomma. Però che ci sia qualcuno a cui far riferimento durante il lavoro di gruppo e che poi magari si prende la briga di ricostruire la bibliografia e di riproporla può essere un'idea interessante, una guida sempre un buon senso. Non lo so se dalle vostre parti ci sono gruppi di lettura, se avete mai fatto parte di un gruppo di lettura, mi piacerebbe, sapere cosa ne pensate. Spero a brevissimo di proporvi questo corso di formazione di Sonia Basilico al riguardo e che nei gruppi classe si riesca a strutturare anche questo tipo di lavoro nel confronto di lettura. Intanto mi piaceva aprire questa ipotesi di dialogo con voi, naturalmente potete rispondere qui nei commenti, potete scrivermi come sempre fate e per il resto ci vediamo la settimana prossima con la prossima rubrica del venerdì. Ciao a tutti, teste fiorite!